Ok ragazzi, forse stiamo un pochino esagerando. Nell'arco di una settimana circa abbiamo fatto già 3 episodi col cibo, contando questo. Abbiamo fatto con la pizza, con i panini del Mac, oggi col sushi. Deciderete voi sotto nei commenti con quale altro cibo fare o un chest opening su Clash Royale oppure un chest opening su Clash Mini, proprio perché l'altro giorno i panini del Mac l'abbiamo mangiati proprio dopo un chest opening su Clash Mini, che vi ricordo ragazzi sto iniziando a portare qui sul mio canale YouTube, quindi mi raccomando, controllate di essere iscritti, se non lo siete iscrivetevi per non perdervi tutti i video sia di Clash Royale ovviamente ma anche di Clash Mini. Vi ricordo anche, prima di iniziare, il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Clash Royale, fondamentale per supportarmi, lo trovate in fondo su supporto un creatore. Lasciate anche un bel mi piace per continuare a supportare questi video col cibo e direi che dal sushi che ho preso capite bene che mi piace il salmone particolarmente. Tra l'altro no, non è tutto il sushi, però era quello che mi entrava in un piatto. Tra l'altro ragazzi, ci sono questi riflessi tipo qui, no? Da voi, questo voi non lo vedete, ce n'è tipo uno qui, ci sono dei riflessi un po' particolari che tipo voi in webcam vedete, io da qui no, che no, non è altro sushi, cioè sembrano tipo dei pezzi di salmone, ma no, è semplicemente il salmone che riflette sul piatto nero tramite le luci che ho ovviamente sparate su qui impostazione. Queste ragazzi, no, c'ho la webcam, sì, raga, è specchiata, molti sotto nei commenti scrivono Gigi, ma è specchiata, sì, perché prendi io sto girato per così e almeno vedo il gioco, altrimenti dovrei stare tipo per così, è un casino. Comunque dicevo che qui abbiamo le 17.800 gemme che abbiamo shoppato per colpa di Grax e Ferre, perché in settimana sono usciti dei video su Clash Royale con Grax e con Ferre che per vari motivi mi hanno fatto shoppare, andateveli a recuperare per magari scoprire il motivo. Detto questo ragazzi, oggi andremo ad aprire circa 7 bauli del re leggendario e ad ogni cavaliere d'oro che andrò a trovare mangerò un po' di sushi. Stavo un po' calcolando, ora vediamo. Non solo un pezzo, perché magari se no è troppo poco. Ecco, gli uramaki che sono belli grossi, cioè guardate che belli sti uramaki. Magari sì, di quelli solo uno, però magari nigiri o di quest'altra roba, magari più di un pezzo. Direi 5.000 like per il prossimo video con il cibo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo ancora una volta il codice creatore GGYT tutto attaccato. Questa volta facciamo col cavaliere d'oro. La scorsa volta l'abbiamo fatta con la regina e la prossima credo che l'andremo a fare con re degli scheletri. Direi di fare a giro un po' i campioni. Oppure se ne volete uno, fatemelo sapere sempre sotto nei commenti. Detto questo, raga, bando alle ciance, andiamo ad aprire perché non sarà importante solo trovare il campione per mangiare, ma ovviamente saranno importantissimi questi jolly e tutte le carte che andremo a trovare, perché tra l'altro, raga, mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa, aspettate, mo dopo questo baule vi faccio vedere una cosa, siamo vicinissimi per fare una cosa incredibile, e vi dico solo questo, poi dopo vi faccio vedere a cosa mi riferisco. Comunque io mi sto facendo le mie scelte, sto vedendo quali prendere, qui per le epiche è uguale perché tanto sono tutte con tante carte, le posso già maxare tutte. Tutte le epiche. E qui ragazzi pure è uguale. Vediamo un po', raga. Vediamo un po' se il cavaliere d'oro esce. Se già esce, già dobbiamo mangiare. No. Oh raga, il primo baule è sempre così. Ora però, attenzione, seguitemi bene. Qui sembra banale la scelta, ovvero il re degli scheletri. E invece no ragazzi, io andrò a prendere la regina e vi spiego il perché. 20 re degli scheletri sono tanti. Tanti. E io ho deciso di aspettare il prossimo libro dei libri che andremo a sbloccare nella prossima stagione, quindi sì, passeranno delle settimane. Però per adesso io mi vado a prendere i campioni che ho già maxato, ovvero la regina e il cavaliere d'oro, per farmare oro e punti stella. Prendere attualmente il re degli scheletri, ragazzi, secondo me non conviene per me, dato che già non lo utilizzo molto, anzi quasi per niente. E poi perché poi arriverà il nuovo pass, lo shopperò, prenderò lì il libro dei libri, sperando che continuino a metterlo. Se non ce lo mettono, regà, beh, so bello che è fregato, però aspetto un'offerta o qualcosina. Ragazzi, attualmente 20 re degli scheletri, boh, non li troverò mai. Preferisco farmare oro, ragazzi, che ho veramente tante carte da portare su. E a proposito delle carte da portare su, guardate un attimo, ragazzi. Allora, la prossima soglia proprio del pass c'è la moneta magica e un baule dei jolly, ragazzi. Attenzione, un baule jolly. Quindi ci andremo a fare il video, sicuramente. E volevo potenziarmi la Valchiria, che questo è un deck che sto utilizzando moltissimo. Però vabbè, detto questo, ragazzi, era giusto per farvi vedere un attimino come stava procedendo il tutto. Ma andiamo avanti. Allora, l'oro, jolly, ribadisco, sono fondamentali. Quelli leggendari mi sa che adesso ne abbiamo abbastanza per portare su anche il Fantasma Royale, ma dopo vediamo. Qui direi di andare ai draghi d'ossa, più ovviamente i 3 moschettieri, anche se non li utilizzo, raga, però ste carte le provo a prenderle, poi vediamo quello che succede.
Ok, qui ci facciamo altro oro. Ribadisco, le leggendarie mi sa adesso ne abbiamo abbastanza. Anche il Fantasma Royale dopo lo portiamo su. Cioè non lo portiamo su, andremo a 20 su 20 carte, quindi quelle a disposizione per maxarlo. Oh, ma incredibile, regà. Cioè, che poi paradossalmente in realtà il gioco mi sta facendo un favore. Cioè mi sta spammando il Re degli Scheletri, che per noi sarebbe buonissimo. Cioè sarebbe la carta tra i campioni che dovremmo cercare di più, perché appunto è l'unica che non abbiamo ancora maxato. Perché sì, anche il Cavaliere d'Oro ci abbiamo maxato. E se non lo sapevate è perché non avete seguito abbastanza i miei video. Comunque ecco, vedete regà, tutte le leggendarie sono o maxate o già ho 20 su 20 carte. Adesso anche il Fantasma Royale, quindi epiche e leggendarie non ci servono più, né i jolly, né le carte, né niente di niente, se non per farmare oro. E questo ovviamente ragazzi è molto importante. Sì, comunque io c'ho fame, eh. Datemi qualche Cavaliere d'Oro. Cioè insomma, non mi pare il caso di continuare a farci aspettare così. Allora, razzo perché terremoto già sta bello avanti. Golem del ghiaccio, pipistrelli. Oh ragazzi, stiamo a trovare una marea di pipistrelli, eh. Ma proprio tanti. Scaricuccioli. Qui ovviamente andiamo di mongolfiera. Almeno ci pappiamo qualche bel punto stella. Speriamo anche di papparci il sushi. Qui vabbè, raga, ormai le leggendarie è indifferente. Tranne quelle due che ho maxato, che magari troviamo qualche punto stella. Ma ormai è indifferente. Oh, alleluia ragazzi. Andiamo a mangiare, va? Tra l'altro mi sa che il sushi sarà la pietanza più complicata da mangiare in questa serie, perché io ho il microfono abbastanza scomodo, piazzato un po' qui. Vedete, infatti va pure sopra il sushi e devo inventarmi tipo una cosa del genere. Forse mi sentirete male, però è l'unico modo che ho. Allora, inzuppiamo questo somaki. Adesso facciamo un po' un giro. Li mangiamo un po' tutti. Andiamo. Ripeto, non si capisce, credo, da questi piatti che ho preso, che mi piace molto il salmone. No, no, non credo si capisca più di tanto, ragazzi. Ecco, qui mo faccio danno. No, taglio. Direi che per il primo va bene così. Magari mano a mano che andiamo avanti ne mangiamo sempre di più. E per il discorso che vi facevo prima, ci andiamo a prendere il Cavaliere d'Oro. Almeno ci facciamo sta scorpacciata di oro. Cioè, calcolate che andando avanti così, ad ogni baule del leggendario ci facciamo minimo, con solo le carte dei campioni, delle leggendarie e delle epiche, 72.500 di oro. Più i 4.600 che ci sono di default, ci andiamo a fare quasi 80.000 di oro a baule. Che non è male. Comunque, andiamo avanti. Abbiamo raggiunto il milione di oro. Tra l'altro che ovviamente ci tornerà utile. Mamma mia quanto oro dobbiamo fare ragazzi, non ne avete idea. Allora, direi arcieri. Oh, ancora i pipistrelli, sto contento, eh. Sono contento, i pipistrelli li utilizzo in un po' di deck. Goblin cerbottaniere mi interessa. Tornado, ma ribadisco qua le scelte sono abbastanza obbligate, nel senso che è uguale. A meno che non vedo, ecco, una carta già maxata che mi può dare anche un po' di punti stella per il resto. Tra l'altro non so se avete visto quanti punti stella abbiamo, eh. Ne abbiamo un bel po'. E niente Cavaliere d'Oro. Su quattro bauli del leggendario solo una volta ce l'ha andato. Ma che è? Ma no ragazzi, ma dai, ma questo è scam. Che poi ribadisco, in realtà per noi sarebbe meglio, perché tecnicamente secondo il gioco noi dovremmo andare a prendere il Re degli Scheletri. Pazzesco ragazzi, senza senso. Ma senza senso sta cosa. Non ho veramente parole per descrivere questa situazione. Veramente ragazzi, no, non ne ho di parole per descrivere questa situazione. Comunque, ah, vi dovevo far vedere i punti stella, me lo so dimenticato ragazzi, perdonatemi. Dopo ve lo faccio vedere, ve li faccio vedere. Qua vabbè, sempre uguale, altra epica, sempre indifferente. Sarebbe buono però trovare le maxate, almeno li maxiamo sti punti stella. O meglio, ne troviamo parecchi punti stella. Ecco, per esempio il tronco non è male, perché ci dà 1000 punti stella. Ma più che altro stiamo facendo tanti punti stella con i campioni, eh. Oh, finalmente, perché comunque il campione ci dà, quello maxato, 40.000 di oro e 2.000 punti stella, che non è poco, non è poco. Allora, raga, mi devo rispostare un attimo col microfono, questa è la salsa di soia, la spostiamo un po' così. Andiamo a prendere un Uramaki, che andiamo a bagnare esattamente così. Andiamo a prendere anche un altro Osomaki, e via. Ed incredibile come io non abbia ancora sporcato nulla, ma tanto, prima finisce il video qualcosa la sporco, non vi preoccupate, ragazzi. Comunque, andiamo anche di nigiri. E comunque, è proprio buono il sushi. E completiamo con un altro somaki, raga. Esageriamo perché, cioè, non ce l'ha voluto dare sti Cavalieri d'Oro. Mannaggia, oh. Andiamo dunque sul Cavaliere d'Oro, sia per i 40.000 d'oro che per i 2.000 punti stella. E guardate un po' quanti punti stella abbiamo. 262.000 ragazzi, cioè mica pochi, eh. Presto torneremo a goldare le carte, vi dico solo questo. Ma adesso abbiamo gli ultimi due bauli del Re Leggendario. Insomma, qua abbiamo ancora un bel po' di sushi da mangiare, eh. Attenzione, attenzione. Vabbè, jolly ormai lo possiamo skippare abbastanza rapidamente. Qui direi di stregone, sì, anche se in realtà sia il gigante e lo stregone sono due carte che uso veramente poco. Qui barbari, qui ovviamente la fireball. Peccato però di rare ne abbiamo veramente tante ancora da dover portare su. Mi dispiace trovare le maxate tra le rare, sono quelle messe peggio secondo me, insieme alle comuni ovviamente. Congelamento,
poi... Oddio, perché il congelamento mi ha dato... No, non danno 12.000 e qualcosa le epiche maxate. Allora ho fatto male il conto io prima. Pensavo dessero 12.500 le epiche maxate. Perché questa mi ha dato solo 9.000? Ah, perché non era... Boh, vabbè, no, non lo so, raga. Non lo so. No, raga, non ce l'ha dato di nuovo. Non ci ha dato di nuovo il cavaliere d'oro. Ma scusate. Ma... Ah, raga, scusate. Le epiche ci hanno dato di meno perché erano 18 le congelamento e non 25. Scusate, quindi in totale insieme al cacciatore avrebbe dato 12.500 di oro. Raga, è l'ultima. No, beh, pazzesco, raga. Pazzesco. Cioè, se non la trovo manco qui... Allora, diciamo che se non la trovo manco qui, almeno questo pezzo di sashimi me lo mangio tutto. Perché se no, veramente, ragazzi, cioè, abbiamo mangiato veramente poco. Ma è incredibile. L'abbiamo trovato solo due volte. Solo due volte, ma è incredibile. No, vabbè, raga, non ho parole. Beh, la macchina volante... la torre bombardiera Draghi d'ossa, eccoli, 12.500 di oro, eccoli. E ovviamente qui direi che è uguale, quindi gigante goblin. Vediamo le leggendarie che escono fuori. Attention please. È uguale, peccato, non è uscita una maxata. No, regà, dai, ve prego. Dai, ve prego, metto troppo a ridere. Vabbè, meno male, dai. Meno male, ragazzi, perché sennò avrebbe fatto abbastanza ridere questa situazione. Cioè, però, vabbè, trovarlo 3 volte su 7 casse è comunque poco, secondo me. Cioè, comunque niente poco. Raga, comunque sto pezzo è ma quanto è grosso? Madonna, quanto è spesso sto pezzo di sashimi. Provo a mangiarlo in un solo boccone. Raga, no, mi scivola troppo. Non riesco a prenderlo, raga, vi giuro. Per carità, con le bacchette non sono un fenomeno, però... Me la cavo. Ma questo scivola un botto. Lo sto stringendo con una forza incredibile, raga. Allora, bagniamolo bene perché è bello spesso. E proviamoci. Molto buono. Era tanto per pezzo di sashimi. No! No, no, no. Mamma mia, il riso si era incollato sul piatto. Dobbiamo sbrigarci. Poi direi di andare con l'ultimo pezzettino degli osomaki. E completiamo l'opera con un altro nigiri, ragazzi. Let's go. Che dire, raga, l'avrei voluto trovare più spesso. Almeno mi sarei finito il sushi. Avevo anche contato i pezzi di sushi da mettere, perché dico, ci sono 7 casse, almeno 4-5 volte lo vado a trovare. Invece niente, solo 3 volte, incredibile. Però prestate molta attenzione, perché ci siamo fatti 1.300.000 di oro. Non solo oggi, ovviamente, si è accumulato insieme ai 6-700.000 che già avevo. Ora, lasciamo stare per un attimo i punti stella, non ci interessano. Ma con questi jolly e un libro delle carte comuni, quello epico purtroppo non ci servirà a niente, e tutto quest'oro, possiamo andare a potenziare un bel po' di carte. Però, raga, vedete quanto siamo ancora indietro. Porca miseria. L'oro che ci serve per maxare solo, per esempio, le epiche è molto di più rispetto a quello che abbiamo, per esempio, adesso. Ma per non parlare anche delle leggendarie, raga, ci abbiamo ancora parecchia strada davanti, eh. Quindi possiamo fare ancora parecchi video sul cibo. Andiamoci ad aprire anche questa chest d'oro, così. Vabbè, ok. Vi ricordo ovviamente anche il codice creatore GGYT, tutto attaccato, nello shop di Clash Royale, fondamentale per supportarmi. Lasciatemi un mi piace per altri video col cibo, ma soprattutto consigliatemi sotto nei commenti con quale cibo fare questa tipologia di video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!